Buonasera da Lorenzo Almano di Live Sport Academy, tutto pronto qui al Circolo Sportivo Andrea Doria per raccontarvi Boca Juniors contro Perugia, match valido per il trofeo. Citroen Cup 2022-2024, è stato già effettuato il sorteggio, si partirà tra pochissimo. Tutto pronto, spera già al centro del campo, primo tocco sarà per il Perugia. Iniziato ora il match, è stato il fischio di apertura. Subito giro palla del Perugia. Le maglie rosse già sotto pressione da parte del Boca. Buona la scivolata a cercare di strappare il possesso di Pinti. E infatti ci riesce. Uno con l'esterno, stop di petto di Bruzzese, che poi però non riesce ad operare. E quindi Ciampini, ancora Ciampini. Tutto solo, prova a mettere la palla in aria. Arriva all'ultimo la deviazione di Frattarelli. Ora sul corner il Boca, due saltatori in maglia blu pronti, si fa vedere, prova a reindirizzarla con la Pietro. Tutto pronto per il calcio di punizione in favore della Boca, occasione qui interessante, sarà Sant'Angelo Francesco a calciare, tre maglie rosse a protezione, sta ultimando il collocamento Falcone Gabriele tra i due pali, parte il fischio, può calciare Sant'Angelo. Va proprio a tu per tu con l'estremo difensore che reattivo tra i pali respinge. Occhio qui all'appoggio perfetto da parte di Ciampini, poi la chiusura di quella Pietro. Passa in vantaggio il Boca al 14esimo. Occhio, cerca l'1-2, poi la triangolazione che si chiude con Capri Aureliano che spegne la palla tra i due pali, riportando in equilibrio il parziale al 17esimo. Occhio perché è partito in accelerata Mazzarotto, deve intervenire Curto e lo fa con la sventagliata. Tutto regolare, si può giocare, Capri cerca la distanza. Salta Bargione, scarica a terra Basciani. Si fa vedere Bruzzese, buono lo spunto per il movimento di Colapietro. Ancora con la Pietro, non è riuscito a stopparlo Frattarelli Sergio, e quindi arriva il 2-1. E si chiude qui quindi la prima metà di gioco, parziale consolidato sino ora Boca 2, Perugia 1. Tutto pronto per il calcio di punizione, attenzione, Sibila all'incrocio, negato il 3-1. Frattarelli che prova a portarsi via il pallone, vuole la seconda opportunità Sant'Angelo che cerca di avvicinarsi vicino all'area, poi la respinta del Perugia, ottimo il controllo e anche il disimpegno qui di Frattarelli Enrico che spazza via il pericolo. Tutto pronto, può partire Sant'Angelo, arriva la conferma con il fischio, conclusione alta sul fondo. Tutto pronto per la punizione, Mazzarotto, occhio perché la palla rimane lì, nessuno sulla ribattuta. Tentativo di contropiedere da parte del Boca, quella Pietro cerca di rincorrere la palla, ma niente da fare. Il disimpegno con la difesa, poi lo spunto proprio sotto le gambe del numero 6 del Boca, e quindi ora ci prova il Perugia con questa sventagliata profonda che viene subito neutralizzata. Basciani, Bruzzese, percorre la fascia, si fa vedere Pinti, diagonale, Sant'Angelo aggancia, ancora Sant'Angelo centralmente, Basciani ha spazio per la soluzione che non arriva perché viene murata sul nascere, e ora il tentativo di contropiede, sembra una partita di tennis, insiste ancora Nocchia, ancora Nocchia, e in due tempi riesce a salvare tutto Curto. Tutto pronto, calcio di punizione in favore del Boca, 11 allo scadere, può calciare Pinti Daniele, alta vicino l'incrocio, Falcone sventagliata verso Bargione. Occhio al contrasto, si impone col fisico Pace, poi col piattone, buono lo scarico a terra del Perugia, ancora che prova ad insidiarsi tra le maglie difensive col mancino che non lascia scampo, quello di Bargione Stefano, la partita ritorna in equilibrio. Occhio al corner qui in favore del Perugia, palla esterna, cerca di andare in occhio sulla ribattuta Bruzzese che gestisce ora con la Pietro, a tu per tu con Falcone, parte con la Pietro, la palla che supera l'estremo difensore e poi riesce a stoppare. Circa un minuto alla termine della gara, più eventuale recupero. Occhio alla sventagliata, quando il controllo di Ciampini, cerca di andare alle sue spalle, c'è con la Pietro, interpone Frattarelli. E
testa Ciampini, intercetta questo pallone. Poi Basciani, di spalle Sant'Angelo, ancora per quella Pietro. Ottimo lo stop del numero 9, ma per un soff non riesce a calciare. Poi Sant'Angelo riesce a mantenere la palla alta. Attenzione alla deviazione, che poteva essere fatale. Poi Nocchi ancora. Movimento nei limiti dell'area, deve ragionare. In questo che è uno degli ultimi palloni della gara, Squilino, viene anticipato ancora. Da quella Pietro, poi Capri mette la palla lunga per Nocchia, Acquaviva a spazzare. E siamo arrivati al termine della gara, finisce qui il match parziale che si consolida in equilibrio, dunque 2-2 qui dal Circolo Sportivo Andrea Dori è tutto, noi vi auguriamo una piacevole serata.